mattino 6 per questo martedì 21 giugno. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda San Luigi Gonzaga e allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 19 marzo del 1568, fin dall'infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza e un elmo e rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo lo avrebbe condotto a Dio. Rinunciò al titolo e all'eredità ed entrò nel collegio romano dei Gesuiti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell'occasione, trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Era il 1591, aveva solo 23 anni. È sepolto a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Campo Marzio. È considerato il patrono dei giovani e l'etimologia del suo nome è un derivato di Clodoveo. E allora per questa giornata da parte nostra gli auguri vanno a tutti coloro di nome Luigi e a tutte coloro di nome Luigia. Vediamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro. Antitrust, maxi multa ad Allegrino, la sua Sogeda, la società di distributori automatici, dovrà pagare 1,4 milioni di euro. A centropagina, nuova emergenza, inquinamento a Pescara, mare divieti su metà litorale dopo la pioggia. E poi il giallo pica, il giallo del prestito, traduttrice scomparsa, le dovevano 55.000 euro. Di spalla nelle cronache, fondato nel 2014, il centro linfomi, nuove cure antitumori. Lo sciopero raccolta rifiuti in forze per 2 giorni. Di taglio alto l'autocritica, Renzi, il successo Movimento 5 Stelle non è solo voto di protesta. Leader cercasi, guerra, Salvini, Forza Italia, centrodestra in frantumi. Europei 2016, impresa Galles, vale la star, maxi turnover per Conte. Vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo, e anche qui ad aprire è la politica. Abruzzo in controtendenza, il PD regge. Il centro-sinistra conquista 3 delle 4 città in cui si è andati al ballottaggio. Il laboratorio Sulmona elegge la prima donna sindaco del capoluogo Peligno. E poi le reazioni da Alfonso e Rapino dicono che vittoria, e poi Razzi dice azzerare Forza Italia. La sanità, Pietrucci dice a Cialente inutile andare dal ministro, il consigliere, l'ospedale di secondo livello all'Aquila, soltanto se si sposta la cardiochirurgia da Teramo. Pescara, liquami in mare, scattano altri divieti. Di spalla l'unico vero avversario dei Democrat sono loro stessi e a parlare è l'assessore Gerosolimo che dice l'unica vera novità del panorama politico abruzzese è Andrea Gerosolimo. Di taglio alto, Città Sant'Angelo, dopo il colpo al centro commerciale, i residenti insorgono, qui furti a raffica. E poi l'Aquila, 5 banditi rapinano la Sodifa di Dino Di Fabio, 3 impiegati rimangono feriti. A Teramo morto l'ex sindaco D'Ignazio, proclamato il lutto cittadino. Vediamo ora i titoli di apertura del quotidiano La Città. Sabatino Di Girolamo ha sfondato, stretta di mano con lo sconfitto Pavone, poi si riparte dal turismo e dalla cultura del territorio. E poi la brutta piaga, Giulianova, tappeto di alghe e spiaggia dopo la mareggiata. Noi nuovi chalet nel Parco Marino, WWF critico col piano spiaggia del sindaco Verrocchio. Oggi funerali, camera ardente in municipio per il sindaco Pietro D'Ignazio. Teramo, la studentessa fugge ancora dall'ospedale. E poi la rassegna, concerti, workshop e seminari, tutto jazz con Apri Music Camp. Di taglio alto, coinvolte le DMC, l'Abruzzo vara gli open day del turismo. E poi tra Roseto e Scerne, variante da 18 milioni per la Valvomano. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani, prima di sfogliare le pagine anche dei quotidiani nazionali, come sempre il consiglio delle nostre stelle, vediamo. Ariete, non nascondetevi dietro a scuse banali. Se non avete voglia di trascorrere il vostro tempo libero con certe persone, ditelo apertamente. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby ed interessi.
Toro, buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata, non manca nulla, neanche il vostro sorriso. Dimostrerete grande disponibilità e generosità nei rapporti che saranno, grazie a voi, armonici e sereni. Gemelli, vi svegliate da una notte agitata in compagnia della luna disarmonica. Oggi la vostra suscettibilità può rendervi insofferenti a qualsiasi richiesta. Cercate di ritagliarvi un po' di tempo da dedicare a voi stessi. Cancro. L'umore punta decisamente nell'euforico. L'attenzione e la curiosità saranno deste tutto il giorno. Sfornerete idee brillanti se avete un'attività autonoma. Trascorrerete momenti deliziosi col partner se siete felicemente in coppia. Leone, incominciate benissimo la giornata, pieni di energie e di spirito d'iniziativa. Sentite infatti che è un ottimo momento per raggiungere traguardi importanti che sognate da tempo. Sarete corteggiati e amati. Vergine, buone notizie sul fronte economico, potrete finalmente concedervi di fare l'acquisto che desiderate da tempo. Senza lasciarvi disorientare, fronteggerete i cambiamenti di rotta e le problematiche lavorative con tecniche davvero originali. Bilancia. Invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da lavoro e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate. Gestendo in modo adeguato tempo ed energie, riuscirete a ritagliarvi spazi da dedicare a voi stessi. Scorpione, la luna vi rende aperti e disponibili, pronti ad operarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri, aiuterete voi stessi, raggiungerete una visione più lucida della vostra situazione. Sagittario, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti. Se avete un problema da risolvere in amore, meglio che lo affrontiate una volta per tutte. Capricorno, otterrete facilmente consensi, gli incontri di questo giorno saranno molto piacevoli e assai redditizi. Ogni iniziativa è destinata al successo, le questioni di cuore vi riservano sorprese e cambiamenti piacevoli. Acquario, Sole e Luna sono forze da cui trarre vantaggi, fantasia e inventiva vi aiuteranno a rendere più interessante la realtà e ad aprirvi a spazi più congeniali. In ambito affettivo non lasciate nulla al caso, non date nulla per scontato. Pesci, oggi muovetevi con cautela, soprattutto nei rapporti professionali. Rischiate di commettere qualche gaffe imbarazzante. Pur avendo un felice rapporto di coppia, potreste sentirvi un po' insoddisfatti del vostro ménage. Sulle pagine dei quotidiani nazionali oggi l'attenzione è puntata sui risultati elettorali di Roma e Torino. La vittoria del Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano titola Movimento 5 Stelle, prima mossa, i poteri forti li rottamiamo noi. Barbara Spinelli dice populisti e gente che vuol decidere, i Chiamparino ormai ci vedono come il potere, la vignetta. Eccoli qua, Raggi X su Matteo Renzi. E poi il giornale titola il dopo elezioni prende i voti e scappa, così Grillo usa il centrodestra. Contro il governo in tanti scelgono l'antipolitica, ma è una fregatura. E poi l'amara prima volta di Matteo, finalmente ammette una sconfitta. Libero, prove del fuoco per le ragazze, ma saranno capaci? Renzi l'ha capito, il nemico del PD è il Movimento 5 Stelle e Raggi e Appendino non sono un voto di protesta, e se puliranno le città e dirigeranno il traffico meglio di Fassino e Marino, sono solo all'inizio. Il Corriere della Sera, Renzi ammette vittoria dei 5 Stelle, non è un voto di pretesta, riflettiamo. Bersani dice così si butta via il PD e Grillo risponde pronti a governare.
La Repubblica, Renzi, un voto di cambiamento, banca e cemento, la sfida del Movimento 5 Stelle. Fassino, il premier, ascolti di più e ora diffidi il partito a un suo vice. E il Tempo titola Averaggi, morituri, PD, te salutant. Il disastro, PD, dopo 20 anni di dominio, la sinistra cancellata nella capitale. Poteri forti, imprenditori e classe dirigente rottamati dall'imperatrice Virginia. L'Unità titola Il Grilletto, Beppe Grillo, la spara grossa, si intesta alle vittorie di Roma e Torino e sogna ora al governo. Il PD resta il primo partito in attesa della direzione, Renzi avverte cambiamento. Il Mattino, Renzi, Movimento 5 Stelle ha vinto, rifaccio il PD, è stato un voto di cambiamento, non di protesta, Grillo dice pronti per il governo. Ora invece passiamo alle pagine del centro e vediamo in apertura la pagina sulla situazione regionale dopo i ballottaggi. Il voto abruzzese, il PD guarda le prossime sfide, il centrodestra non pervenuto. Archiviati i ballottaggi, si pensa già alle comunali del 2017 per L'Aquila, Vezzano, San Salvo e Ortona. Forza Italia fa il conto degli errori a Lanciano e Sulmone, il Movimento 5 Stelle invece cerca la sua strada. E poi Rapino del Partito Democratico dice abbiamo lavorato casa per casa, peccato per Sulmona. L'Apelino di Forza Italia dice sconfitti dalle nostre stesse divisioni. E il senatore di Forza Italia Antonio Razzi dice io sono stato boicottato. Una disfatta per Forza Italia, i dirigenti si ritirino a vita privata. E poi Colletti del Movimento 5 Stelle dice è vero, nei comuni soffriamo, siamo forti nel voto nazionale, a livello locale prevalgono persone e simboli in campo da anni. Le pagine nazionali, comunali, ballottaggi, Renzi dopo la sconfitta dice non è solo protesta, il premier ammette il successo dei pentastellati e annuncia un chiarimento. Grillo, forte del risultato, annuncia noi siamo pronti per governare il paese. Il Movimento 5 Stelle vince in 19 duelli diretti su 20. Il centro-sinistra, trazione PD, perde quasi ovunque. Il centrodestra invece tiene. E poi Demopolis, grillini premiati dai giovani. L'elettore di centrodestra ha scelto i sindaci 5 Stelle. L'analisi dei flussi conferma quanto è accaduto, in particolare a Roma e Torino. La sinistra ha diviso i suoi voti, ma a Milano Basilio Rizzo è stato decisivo per Sala. Per le comunali ora stop Italicum e doppio incarico. Sinistra Dem accusa fallito il partito della nazione, ma anche molti renziani ammettono perso il contatto con la realtà. Ma ora non possiamo tornare indietro, l'intervista a Paola Concia che dice contro Matteo un odio maggiore di quello che c'è stato per Berlusconi. Disastro Toscana, presi 5 ballottaggi su 6, Grosseto ritorna dopo 10 anni alla destra e a Sesto Fiorentino Sinistra Italiana surclassa i Democrat. E poi comunali, ballottaggi, Sala. La priorità saranno le periferie, Milano, il sindaco eletto pranza con i bambini e annuncia che la giunta sarà pronta entro 7 giorni, la metà saranno donne. Il centrodestra a caccia del leader, Uniti si vince, ma è guerra aperta tra Forza Italia e Salvini. Stop ai moderati. E a Napoli, De Magistris, abbiamo vinto da soli, il sindaco fa il bis e rivendica. Questo risultato è del popolo, possiamo tornare a essere capitale. Morta a 10 anni dentro una piscina, shock a Benevento, la piccola era nuda e sarebbe deceduta per asfissia, faceva la chierichetta e il paese non crede alla disgrazia. Ad Avellino, i furbetti del cartellino alla ASL, 7 licenziamenti in tronco. E poi un rapporto dei NAS, mense scolastiche, sigilli per 37. Frodi e scarsa igiene, fuori legge, 1 su 4, la maglia nera va al sud. Apriamo la pagina su Pescara, la nuova emergenza mare. Tuffi vietati su metà della riviera nord. Allarme sversamenti per il temporale di domenica. Il comune estende lo stop alla balneazione fino a Via Muzzi per 48 ore. Questo il resoconto delle analisi sul mare, i prelievi sono del 14 giugno e come si può vedere le aree che sono rosse sono quelle di Via Balilla, dove ci sono i valori registrati e questi sono dal 17 maggio al 14 giugno, e sempre via Galilei, Fosso Vallelunga.
Il sindaco Alessandrini dichiara che è necessario intervenire per potenziare il depuratore. L'ex assessore invece Armando Foschi dice sarà la procura a far luce sui continui sversamenti in acqua. E poi la polemica tra i grillini e Forza Italia. Inutile rivolgersi al ministro, il Movimento 5 Stelle attacca sospiri e dice anche tu sei responsabile dell'inquinamento, facendo riferimento ovviamente alla precedente amministrazione Chiodi. E poi la rabbia dei balneatori. Tagliate la diga subito, tempo brutto e mare sporco. Le prenotazioni sono crollate del 70% e anche le colonie sono sparite. I turisti che prenotavano via web non si fidano più. Questo divieto è solo l'ennesima mazzata. Pescara sta morendo e la politica cosa fa? E poi da una fogna i liquami nel torrente Nore, è stata scoperta a Villareglia di Cepagatti, una nuova perdita. Antitrust multa Allegrino, deve pagare 1,4 milioni di euro, sanzionate 11 società di distributori automatici per violazione della concorrenza e tra queste c'è anche la ditta di San Giovanni, di proprietà dell'imprenditrice. E poi un forte odore di gas, è stata chiusa la strada via Punta Penna, via del Circuito, i vigili e Pescara Gas a caccia della perdita. Pescara Bici, donate 12 biciclette ai senegalesi che fanno lavori utili. Si torna a parlare del giallo della traduttrice scomparsa Pica, che spunta un prestito da 55.000 euro. La polizia sta interrogando le persone più vicine al vaglio, anche 100 milioni di vecchie lire che dovevano essere restituite. Andiamo avanti al centro linfomi, le nuove cure per battere i tumori. Sempre su Pescara, Angrilli, erede di Turlontano e fondatore del reparto nel 2014, dice farmaci innovativi che rafforzano il sistema immunitario per il nuovo centro linfomi. Di taglio basso, 8 ematologi rispondono ai pazienti. Oggi è la giornata nazionale dell'AIL. Un numero verde a disposizione, incontro e concerto al conservatorio. Andiamo avanti, sempre meno bocciati i super bravi del Da Vinci. In quasi tutte le scuole è diminuito il numero degli studenti respinti o rimandati. Al liceo scientifico dei Colli, 4 ragazzi promossi con 10 in tutte le materie, le pagelle di fine anno scolastico. Questi i dirigenti scolastici degli istituti pescaresi, il liceo classico, il liceo Galilei, il Di Marzio, l'Acerbo, il Mantonè e l'Alessandro Volta. Lasciamo ora le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, oggi ovviamente tra le pagine di cronaca si parlava della situazione del mare, ovviamente si parlava delle conseguenze della forte pioggia che c'è stata domenica, un mese di giugno veramente all'insegna dell'instabilità. Quali saranno le condizioni per i prossimi giorni? Diciamo un mese di giugno che ha portato davvero tanta pioggia, ben diciamo più del doppio di quella che solitamente ne cade durante il mese di giugno, ne è caduta domenica, quindi una situazione un po' particolare. Nelle prossime ore avremo tempo stabile sulla nostra regione con condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità perché giungono corpi nuvolosi provenienti dalle regioni settentrionali che favoriranno degli annuvolamenti anche sulla nostra regione. Non si escludono localmente durante le ore centrali della giornata, nel corso del pomeriggio, addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose localmente associati a delle precipitazioni, ma in serata e nottata assisteremo a una graduale attenuazione della nuvolosità. Ma da domani tornerà invece il tempo, inizierà nuovamente a cambiare, nel senso che se da un lato avremo temperature in aumento perché è prevista la risalita di aria calda proveniente dai vicini Balcani, la situazione tenderà a essere caratterizzata da nuvolosità in aumento perché sulle regioni meridionali è presente ancora un'area di instabilità che pian piano, spostandosi verso le regioni ioniche, favorirà la risalita di corpi nuvolosi che con tutta probabilità
raggiungeranno anche la nostra regione, anche se marginalmente, però potranno dar luogo non solo ad annuvolamenti ma localmente anche a dei fenomeni di instabilità, questo soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Poi assisteremo a un, diciamo, un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di sabato, tuttavia ecco, il tempo non guarisce, non guarirà neanche nel fine settimana, nel senso che nel corso del pomeriggio potremo sempre assistere alla formazione di temporali sulle zone montuose che poi potrebbero estendersi verso il settore orientale della nostra regione. Osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, si denota un possibile peggioramento da domenica sera nei primi giorni della prossima settimana. Insomma, il tempo non guarirà, non arriverà l'alta pressione per il momento, ma insomma c'è da segnalare comunque un deciso aumento delle temperature tra domani e dopodomani. Insomma, questa è la situazione, Francesca, non ci sono buone notizie, quindi il sole ci sarà, ma ogni tanto sarà sostituito da annuvolamenti localmente a dei fenomeni di instabilità. Questo accadrà soprattutto nel corso dei prossimi giorni. A te. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccola la pagina ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore. E segnaliamo sempre, quelle che vedete sulla destra sono le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, in tempo reale fanno vedere la situazione su tutto il territorio regionale. Suggeriamo anche i due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, ringraziamo Maurizio Dagui in regia. Questa è la pagina Facebook ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete tutto quello che è presente sul sito internet così da poter muovervi sempre informati. Ma noi suggeriamo anche il suo profilo personale perché qui troverete qualche curiosità in più. A partire dalla foto scattata dalle prime luci dell'alba, come questa, dove vengono registrati i gradi, ricordiamo viene scattata da Monte Silvano, troverete anche gli strumenti di rilevazione meteo utilizzati da Giovanni De Palma, che per gli appassionati insomma spiega bene quello che è il lavoro dell'esperto. E inoltre troverete anche le segnalazioni degli utenti, cioè foto e video postati sulla bacheca di Giovanni De Palma per segnalare particolari situazioni sul territorio, come ecco quello delle nevicate che si sono verificate nel weekend proprio nella provincia di L'Aquila. Ed è un modo per da una parte informare Giovanni De Palma e dall'altra anche mettere al corrente tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina per la situazione sul territorio abruzzese, quindi noi le consigliamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20 e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro, ora apriamo la pagina dedicata a Monte Silvano. Si parla di igiene urbana, un nuovo appalto, due giorni a rischio per il servizio di raccolta dei rifiuti. Per lunedì e martedì è indetto un altro sciopero nazionale, mobilitati anche i 50 addetti della società Tradeco. E sempre su Monte Silvano, via spaventa dopo il nubifragio, i residenti da anni chiediamo interventi anti-allagamento, erano state segnalate nel weekend foto e video proprio di allagamenti a causa delle forti piogge. Di taglio basso, il comune cerca sponsor per eventi estivi, imprese e attività commerciali possono presentare le domande in municipio entro il 30 giugno. E poi cimiteri fuori legge, comune senza soldi per gli investimenti. Pianella, il sindaco Marinelli ribatte alle opposizioni sulle tariffe dei servizi arrivate alle stelle con l'avvento dei privati. Sempre a Pianella gli alunni scoprono l'opera lirica, progetto inedito della scuola, paritario orizzonti tra musica e teatri. Civiltà del pane, intesa Ministero Ipsara, spoltore, sfatare i falsi miti e le leggende che ruotano intorno al pane, a partire dalla convinzione radicata che si tratti di un alimento ipercalorico e ingrassante, in un convegno. E poi a Francavilla Angelucci dice: mi piacerebbe molto fare il direttore del porto. L'ex sindaco, assolto da tutti i reati come amministratore del lato, parla delle recenti vicende giudiziarie. Dice: il partito dell'acqua non è mai esistito. A Manopello, nuova giunta, c'è accordo solo sulle quote rosa. E una raccolta firme contro i migranti a Villereglia. Petizione promossa dalla lista Insieme per Cepagatti e dal consigliere regionale Sospiri su 24 profughi.
Cronoscalata senza soldi, in bilico la corsa popolese, rischia di saltare una delle più longeve e prestigiose manifestazioni sportive dell'Abruzzo in programma a luglio. La cronoscalata di Popoli, SOS degli organizzatori, ad Alfonso, un po' quello che era successo per il trofeo Matteotti. E poi a sorpresa Camplese fuori dalla giunta, Penne votatissimo ma senza incarichi, oggi il primo consiglio comunale dell'era Semproni. Apre il Festival Valle dell'Orfento, la grande musica torna a Caramanico. E poi la conferenza dei servizi Regione-Ministero, ridimensionato il perimetro del sito contaminato di Bussi. La conferenza dei servizi che si è tenuta ieri ha sancito un risultato atteso da 4 anni, il ridimensionamento della perimetrazione del sito contaminato di Bussi, che restituisce come sito avulso da contenuti tossici circa 2 ettari di terreno a monte delle zone 2A e 2B. Alla regione erano presenti il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, il funzionario della regione, Franco Gerardini, il sottosegretario alla presidenza della regione, Mario Mazzocca, il rappresentante del forum dei movimenti per l'acqua, Augusto De Sanctis, e a Roma i rappresentanti di Ministero, Solvay, Ispra e le parti sociali. Apriamo la pagina di Chieti. L'anagrafe è in ferie, 35.000 cittadini considerati di serie B. Il comune snobba lo scalo e chiude l'ufficio fino a luglio. Cerulli di cittadinanza attiva accusa un servizio negato. Il caso Porta Ortona, in all GPL balzano a quota 2.000, tempo scaduto per presentare le osservazioni. La città è compatta. Di taglio basso la cronaca, un frontale a Brecciarola, ci sono 4 feriti, trauma toracico e agli arti inferiori per una 51enne che è stata ricoverata al policlinico. Di spalla Lanciano e Colan ha chiesto il processo per consulenze sospette. La pagina dell'Aquila, il terrore all'Aquila Ovest, caccia all'uomo in A24, picchiato e rapinato da banditi armati, colpo da 70.000 euro negli uffici della Sodifa, al complesso Panorama, il comando di 5 malviventi sparisce nei campi. Un'azione preparata a tavolina, agevolata dal trasferimento di denaro senza la presenza di vigilantes. Sono state tagliate 2 recinzioni per assicurarsi una via di fuga alternativa. E poi parla un testimone che dice: uno gridava spara, spara, il drammatico racconto della colluttazione avvenuta all'esterno. Ci sono anche dei precedenti, 2 anni fa un altro corpo presa la cassaforte ma era senza soldi. Indagini a Celano, inguaiati dagli sms allo spacciatore, scovati nel telefonino decine di clienti, convocati in caserma. Agricoltori da tutelare, cinghiali scattano gli abbattimenti, la provincia dell'Aquila decide di fermare le incursioni nei campi, queste sulle cronache di Maiano De Marzi. La pagina di Teramo, oggi ci saranno i funerali ed è stato anche proclamato il lutto cittadino, cioè l'addio a D'Ignazio, 2 volte sindaco, docente, preside dell'ITIS, fu protagonista della politica teramana dal 75 al 93. La camera ardente sarà allestita in municipio. Il figlio, Giorgio D'Ignazio, dice: mi ha trasmesso passione e valori. E poi arriva De Simone, il questore in carriera pescarese ed ex capo della mobile a Pescara, e Chieti ha 56 anni e dice: metterò più uomini sulla strada. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, che continua a parlare ovviamente dei risultati elettorali, dei ballottaggi. Sulmona, la prima volta di una donna, anche i fuochi d'artificio a salutare l'ingresso del nuovo sindaco Anna Maria Casini nel municipio di Via Mazzara. Bruno Di Masci dice: l'elettorato ha sempre ragione, faccio i miei auguri a chi è stato eletto dal popolo. La Bianchi entra in consiglio e la senatrice Pelino di Forza Italia dice: noi siamo a disposizione. Di taglio basso, rottamati e rottamatori, la città si getta il passato alle spalle. I grandi vecchi non hanno mostrato alcun segno di cambiamento e apertura al nuovo. E poi Menna sul filo di lana, il sindaco di Vasto, la vittoria per papà.
Festa grande in piazza Barbacani con i fuochi d'artificio, meravigliosa manifestazione d'affetto, vi ringrazio tutti. Queste le dichiarazioni. Francesco Menna vince con il 50,3% contro il suo avversario che aveva raggiunto il 49,7%. Desiati Amaro dice è stata la battaglia del cuore contro il sistema di potere della regione. Solo 123 voti di differenza, sono soddisfatto. Comunque è stato un risultato eccellente. Ci sono le prime ipotesi anche sugli assessori, ma il comune di Vasto, di tutti quelli che hanno sostenuto il ballottaggio, è stato il primo a portare a termine la cerimonia di insediamento ufficiale. Proprio ieri pomeriggio il nuovo sindaco ha ufficializzato la sua carica. Noi ci eravamo, vediamo. Alle 17.30 di quest'oggi Vasto ha avuto un nuovo sindaco, inizia l'avventura di Francesco Menna, erede del decennato di Luciano Lapenna. Come vedete alle mie spalle si sta ancora ultimando la fase dei saluti, degli abbracci, dopo un discorso accorato, appassionato di Francesco Menna, che ha parlato ancora di lavoro, di filiera, di tribunale. Ha chiesto aiuto a tutti per amministrare questa città nel migliore dei modi e per farla diventare una città moderna. Beh, ha appena detto che sei disponibile 24 ore su 24, 360 gradi. E a 365 giorni all'anno, per dare pieno potere e piena legittimazione alla funzione pubblica che il mio popolo, il popolo vastese, mi ha chiamato ad esercitare. Per dare piena dedizione, tempo, voglia, desiderio di fare, di dire, di osare, di progettare per la mia città, di continuare a percorrere quella trama di rapporti che ci vede legati in maniera amichevole, in maniera amorevole con la regione Abruzzo, a costruire la Vasto del futuro, la città competitiva, la comunità della gioia. La Vasto della banda larga che in questi giorni si sta realizzando, prima fra tutte le città abruzzesi, e non è un caso che la regione Abruzzo oggi rappresenta tramite Silvio Paolucci. La Vasto che dovrà investire sul porto, sulla variante alla statale 16, sul nuovo ospedale, sulla grandi opportunità Gione Ionico-Adriatica oggi ci lancia. E Vasto è nel consiglio di amministrazione di questa macro regione. Vorrò essere il sindaco di tutti. E alla luce dei risultati elettorali a parlare sono anche il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso e anche il segretario regionale del Partito Democratico Marco Rapino. Dicono che è successo, e poi parla anche il senatore di Forza Italia che invece dice è ora azzerare Forza Italia con un'aspra e dura critica ai risultati elettorali. E allora proprio dell'analisi di queste elezioni e soprattutto delle nuove responsabilità per la regione alla luce dei risultati elettorali abbiamo ascoltato Marco Rapino. Ascoltiamo. Segretario, i ballottaggi di ieri hanno visto una netta affermazione del centro-sinistra sul centrodestra, un 4-0, un poker netto che probabilmente va anche al di là delle più rosee aspettative per voi. Beh, è un risultato che premia il lavoro che ha fatto il centrosinistra in questi anni di governo, il lavoro della squadra del Partito Democratico che ha lavorato duramente su tutti i territori in una campagna elettorale che è stata lunghissima. Il merito va alla scelta dei candidati sindaco che sicuramente hanno saputo interpretare il ruolo, da Roseto con l'ottimo lavoro che ha fatto Sabatino Di Girolamo, un candidato che il PD ha sostenuto convintamente anche se una parte del centrosinistra al primo turno non ce l'ha sostenuto, ma poi anche al ballottaggio siamo riusciti a ricompattare l'elettorato del centrosinistra e a lanciare una riconferma straordinaria di Mario Pupillo che ha lavorato duramente in questi anni e che è stato premiato agli elettori anche per la chiarezza che ha avuto negli ultimi 15 giorni, che non ha accettato nessun
tipo di accordo, mentre gli altri hanno lavorato sui soliti inciuci della politica. E poi il lavoro messo in campo da Vasto, dove abbiamo Francesco Menna, che è un sindaco giovanissimo, con una squadra di giovani intorno, che saprà amministrare benissimo la città. Ecco, io credo che è una vittoria eccellente, inaspettata per il trend nazionale che c'è stato, ma che premia il grande lavoro fatto dal Partito Democratico in questa regione, che ha messo in campo una nuova classe dirigente che sta in questi mesi venendo fuori e dimostrando di essere vicino ai cittadini e si fa capace anche di farsi premiare. Questa è un'ulteriore responsabilità di governo per il centrosinistra e per il PD in particolare? Sì, è un'ulteriore responsabilità, perché sappiamo bene quali sono i problemi dei cittadini. Oggi questo dato elettorale, anche guardando al dato dell'astensionismo, ci deve far riflettere e fare capire quanto i cittadini hanno bisogno di risposte. La società di oggi è cambiata, le domande dei cittadini sono molto più complesse di un tempo e le risposte non possono essere semplici come quando vengono affidate alle demagogie. Questo esercito di giovani amministratori che abbiamo eletto nelle forze del Partito Democratico devono ben sapere che la competenza e la capacità di dare risposte complesse in modo semplice sarà la chiave per tornare a vincere anche le prossime volte. Ancora sulle pagine del Messaggero, questa volta si parla di Lanciano. Pupillo, poche feste a Lanciano c'è da fare. Il sindaco rieletto dice: la mia coalizione si è presentata in modo chiaro e trasparente. La gente ha valutato i fatti. Tra le prime cose da fare, i cantieri in via dei Frentani, la pista ciclopedonale e la ristrutturazione del De Giorgio. Mario Pupillo vince con 54,7% di preferenze su 45,3% del suo avversario Enrico D'Amico. Il mio avversario ha pagato un apparentamento che forse non ha valutato troppo a fondo, ovviamente si parla di Casa Pound. E poi D'Amico, la delusione e il fair play, lo sconfitto dice: prendiamo atto dell'insuccesso, non siamo riusciti a far comprendere ai cittadini le nostre alleanze. E il nuovo consiglio al centrosinistra, 15 seggi, la giunta avrà almeno 3 donne. Un risultato che fa sorridere i Dem. Continua l'ascesa della stella di D'Alessandro, nell'assise civica viene eletta anche Valentina Maio. Andiamo a Roseto. Di Girolamo dichiara: farò uscire Roseto dal freezer di idee. Sarò il primus inter pares, vittoria sorprendente? No, avevo una squadra premiata dai cittadini. Tommaso Ginoblo intanto convoca subito i vertici del PD, Giulio Sottanelli rivendica il ruolo della sua lista. Sabatino Di Girolamo vince con il 60,3% sul sindaco uscente Ennio Pavone, centrodestra, che raggiunge solo il 39,7%. E parla anche Pavone dopo il KO, il fair play e i Sassolini dalla scala. E dice: per lui non sarà facile adesso amministrare. Resterò nell'assise civica, non ho nulla da rimproverare alla squadra che mi ha supportato. E poi andiamo nella Marsica. Favoriti: vince a Ortucchio Cicchinelli, Bissa, Civita, Dantino. Pescara, anche sul Messaggero si parla del mare inquinato, il sindaco avverte: Alessandrini non ripete l'errore grave dell'anno scorso, vietata la balneazione per 48 ore fino alla zona di via Muzzi. L'ACA dice: l'acquazzone di domenica ha determinato lo sversamento di liquami a causa del troppo pieno. Una stagione nata male, FIBA Confesercenti chiede al comune parcheggi gratuiti e interventi sul depuratore. Il Movimento 5 Stelle polemizza con Sospiri, dice: la situazione è grave dal 2012 e lui se ne accorge solo adesso. E poi a Montesilvano si contano i danni, ma il sistema di allerta ha funzionato. Si parla ovviamente della bomba d'acqua di domenica, bloccato l'accesso ai sottopassi, allagamenti anche sulla riviera, chiusa per un tratto e sul retro Pineta. C'è una denuncia, il caso finisce in procura, Fuoschi annuncia un esposto. Sarà la procura di Pescara a dover far luce sugli sversamenti che si verificano in mare ogni qualvolta scendono 2 gocce d'acqua per l'apertura dei troppo pieni, al fine di non mandare in tilt il depuratore. Armando Fuoschi lo dichiara ed è dell'associazione Pescara Mi Piace, ricordando il precedente del 12 maggio scorso. Il kitesurf, uno spettacolo sulla spiaggia, c'è un evento DJ X Masters da giovedì all'Arena del Mare, acrobazie nel villaggio sportivo, un appuntamento per il cartellone estivo di Pescara.
L'aeroporto merita investimenti per almeno 5 anni. Lettera di sindacati e associazioni di categoria alla Regione per lo scalo. Aumentare le risorse e confermare Ryanair. D'Alessandro è fiducioso e dice già approvati ricapitalizzazione e contribuzione alle spese. E poi super lettori europei, 72 alunni selezionati nelle scuole pescaresi. Hanno superato la prova tra 300 ragazzi di medie superiori. La Terno Mantone è l'istituto capofila. Una raffica di furti nelle nostre villette. Il colpo al bancomat del centro commerciale è stato solo l'ultimo di una serie di raid dei ladri a Città Sant'Angelo. I banditi usano strumenti che escludono i sistemi d'allarme, residenti esasperati organizzati con ronde private e WhatsApp. È una mala scatenata. In 4 giorni rubate 2 auto alla stessa famiglia. Il proprietario ora dorme armato sul balcone di casa. A Francavilla le strisce blu, ticket addio, ecco i parcometri intelligenti. Per pagare la sosta a Francavilla basterà indicare la targa dell'auto e i morosi avranno 48 ore per provvedere. Arti e mestieri, mancano fornaia, Sipan si allea con l'alberghiero. Il presidente d'Intino annuncia l'intesa con l'istituto Torta per celebrare la cittadella della Caritas. La pagina di L'Aquila, 5 banditi con le pistole rapinano la Sodifa di Di Fabio, rubato l'incasso in contanti, 60.000 euro dei distributori, self service del gruppo. 3 impiegati al pronto soccorso, 2 feriti alla testa e 1 presa dall'agitazione. Rapirono una ragazza, 3 romeni finiscono sotto processo, il sequestro di persona e anche le lesioni. E poi il cimitero, si sblocca finalmente la ricostruzione. Di spalla si parla di sanità, Pietrucci replica a Cialente, dice inutile andare dal ministro. L'ospedale di secondo livello al San Salvatore solo se si sposta la cardiochirurgia da Teramo. Ancora sulla sanità, De Matteis e l'Iris al vetriolo, le furbate e prese in giro. E poi ad Avezzano così accoglieremo 50 migranti. Il vescovo, Monsignor Piero Santoro, annuncia le novità per i rifugiati in arrivo nella diocesi. Stipula l'intesa con il comune, sono previsti corsi di formazione anche in materia di sicurezza. Ancora su Avezzano, le bellezze della Marsica stregano la viceministro Bianchi, blitz in città e promesse di interventi, poi dà il via alle gare di auto d'epoca. La pagina di Chieti, mega funivia, il primo progetto dall'Ateneo al Colle in 6 minuti. Ieri insediamento del tavolo tecnico, esame preliminare pure per l'anello filoviario. Le due opere stanno nel master plan, gli investimenti per 14 milioni entro il 2019. Di primio il sindaco dice 2 interventi che disegnano il futuro del capoluogo di qui ai prossimi 20 anni. Lavori abusivi a Pizzoferrato, 4 persone finiscono a processo. E poi una storia, per amore si taglia le vene all'IKEA. È vivo per miracolo un agente di commercio che ha tentato il suicidio ieri nel parcheggio. La pagina di Teramo, morto l'ex sindaco D'Ignazio, è stato proclamato il lutto cittadino, la camera ardente sarà allestita nella sala consiliare, è la prima volta che succede. Il primo cittadino, Maurizio Brucchi, dice ha dato tanto per 8 anni alla nostra città. Pietro D'Ignazio aveva 88 anni e oggi alle 11 ci saranno i funerali e la città si fermerà. Camion sfonda vetrina di negozio, c'è stato il panico in centro. E poi su Giulianova ha revocato il divieto di balneazione alla foce del fiume Tordino. Salvato natante che stava affondando a Giulianova, sono iniziati i lavori per il rilancio anche del mercato ittico comunale. Andiamo sulle pagine del quotidiano La Città e anche qui ovviamente una lunga pagina dedicata alla politica sui ballottaggi. I ballottaggi premiano il centrosinistra, a Lanciano si conferma Pupillo, a Vasto Menna vince al photo finish contro Desiati, successo per Casini a Sulmona. 2 su 3, il PD bene in, tiene in regione nonostante il dato nazionale segni le sconfitte dolorose di Roma e Torino. I risultati del voto, continua ad essere molto alta l'astensione anche nella nostra regione, i risultati però dimostrano che gli apparentamenti non hanno funzionato a dovere.
E poi ci sono le reazioni al voto. D'Alfonso esulta e Razzi tuona. Forza Italia, incravattati cicciobelli. Il governatore dice invece dimostrazione che le nostre politiche vengono premiate. E il duro sfogo invece è quello del senatore di Forza Italia, che annuncia anche di essere stato boicottato dal Forza Italia Abruzzo. Il lutto cittadino si è spento, il sindaco Pietro D'Ignazio aveva 88 anni, il comune gli rende onore allestendo la camera ardente in sala consiliare. Oggi alle 11 si celebrano i funerali, destini incrociati ad un mese di distanza da Pannella, con D'Ignazio scompare l'altro grande protagonista delle vicende legate all'8-0. Il ricordo del figlio, Giorgio D'Ignazio, consigliere regionale, funerali questa mattina alle 11 al Duomo. Preside e sindaco, una vita spesa per la balena bianca. Il cambio al vertice in questura, il questore Febo lascia il posto al pescarese De Simone, in arrivo da Enna. E poi l'Abruzzo vara gli open day del turismo. La regione mette a disposizione 3 milioni per cofinanziare eventi delle DMC durante il weekend di Ognissanti. Avanti a tappe forzate sui consiglieri delegati, l'amministrazione Brucchi fissa un calendario serrato di commissioni per cambiare lo statuto comunale. Un braccio di ferro, la proposta bocciata per le vie brevi in consiglio, torna come promesso dal sindaco con un tour de force. Distributori automatici presi di mira dai ladri, 9 macchinette distrutte in un solo fine settimana, società di distribuzione esasperate dalla microcriminalità, e l'appello dice: ogni furto con scasso a un distributore di snack e caffè può costare dai 500 ai 2000 euro di danni. Il sociale, niente bonifici per la vita indipendente, i 41 disabili protestano per la mancata continuità nei finanziamenti, problemi essenziali, senza fondi, sospesi i pagamenti nei riguardi degli assistenti personali, delle fisioterapie e degli accompagnatori. E questa è l'immagine della protesta che si svolse proprio a Viale Bovio, dove si incatenarono, ed era il mese di dicembre. Provincia, una variante da 18 milioni per la Valvomano. Il progetto dell'ANAS metterà in collegamento i poli produttivi rosetani e pinetesi con la statale e le autostrade. Quali saranno i vantaggi? La variante collegherebbe le aree produttive di Atri, Pineto e Roseto, evitando i centri abitati e riducendo il traffico pesante sulla statale 16 e il conseguente impatto ambientale sui cittadini. Per il finanziamento il presidente della provincia di Sabatino rassicura: abbiamo avviato l'iter per ottenere i fondi, ci sono buone condizioni per averli. Scontro Unione Poliservice sui pagamenti a Nereto, la società che si occupa di rifiuti presenta un decreto ingiuntivo da 700.000 euro. L'opposizione dice: la giunta dell'ente ha dato mandato a un legale per opporsi al decreto della Poliservice. Al mare con il tappeto di alghe morte. A Giulianova non sono solo i divieti di balneazione a mettere a repentaglio l'inizio della stagione, botta e risposta tra Ciafardoni e sindaco sull'ordinanza a fantasma per vietare il bagno. E poi la cronaca: peschereccio rischia di affondare al largo di Giulianova, equipaggio in salvo grazie al pronto intervento della Capitaneria di Porto. Le elezioni a Roseto, Di Girolamo sindaco dice: ripartiamo dal turismo e dalla cura del territorio. L'avvocato rende l'onore delle armi a Pavone. I voti di Amo Roseto non sono stati determinanti per vincere. La scaramanzia di Girolamo ha atteso i risultati del voto nella sua abitazione rosetana, lontano dai riflettori. Gli eletti: Di Girolamo potrà contare su una maggioranza monocolore di 10 rappresentanti su 16 e forse su Amo Roseto. Maggioranza schiacciante in consiglio comunale. Ed eccole qua le foto del ballottaggio e soprattutto della vittoria finale. Sabatino, attento ai lupi del tuo partito. A parlare è il sindaco sconfitto Ennio Pavone. Dopo la sconfitta mette in guardia il nuovo sindaco di Roseto. I dati in controtendenza, il PD soffre in tutta Italia ma stravince nella nostra regione. Abruzzo e Roseto, isole felici per il Partito Democratico. A Pineto il WWF boccia gli chalet in zona parco, anche gli ambientalisti critici per le concessioni rilasciate senza parere dell'AMP sulle spiagge protette. Il precedente, la scorsa settimana, è stato il gruppo di Partecipativa a criticare il piano demaniale pinetese. Andiamo avanti, si parla di sport.
E vediamo, il Teramo stringe per Croce e Peterman, il direttore sportivo dei biancorossi Fabio Lupo è ai dettagli per accaparrarsi l'attaccante e il centrocampista. E poi ci sono gli addi per il calciomercato, oltre a quello di Cenciarelli anche quelli probabili di Amadio, Tonti e Scipioni. Con il Pescara, attraverso i buoni rapporti con i biancoazzurri, si pensa anche a Nicolas Bensaia, che nell'ultima stagione era all'Aquila. Oltre a lui si fanno i nomi anche di Altobelli e Carcalis. E poi la Serie D, sirene da Ancona per Epifani, si lavora all'asse tra i dorici di Pescara. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, sempre per la pagina sportiva, perché ovviamente l'attenzione è rivolta al bomber La Padula e al suo destino. La Padula è ora di decidere oggi in occasione della riunione di Lega a Milano, incontro con il Napoli, ma Juve e Sassuolo tentano un ultimo assalto. Piace il giovane interista Gnocchi oltre a Biraghi, mentre si cerca di limare il prezzo del colombiano Preciado. Esercitato il diritto di riscatto per Verre, Marino chiama il suo pupillo Cocco al Frosinone. E poi il ciclismo, il ritorno, il giorno della rinascita per il trofeo Matteotti, che viene confermato grazie all'intervento di amministrazione sponsor privati. Andiamo ora sulle pagine del Centro, sempre per la pagina sportiva, e anche qua ovviamente si parla del Delfino e soprattutto di La Padula. Il giorno di La Padula, il bomber biancoazzurro potrebbe essere ceduto oggi in corsa a Napoli, Genoa e Sassuolo. Delì alternativa al terzino Biraghi, si insiste per il portiere Bizzarri, esercitata l'opzione per Verre. E poi è stato proposto il mediano Crimi, in attacco spunta il francese Chiurà per rotta ad un passo dall'Avellino. Da Ibiza alla Grecia ed eccoli biancazzurri in vacanza, resti in Sardegna con Melchiorri, Campagnaro e Torreira in famiglia, anche Oddo sabato prenderà il volo per le Baleari, ma l'11 luglio ci sarà l'appello. E poi ancora Pescara rimonta 2 gol a Vicenza e la Final 8, scudetto giovanissimi, le reti di Palmucci e De Luca oggi con il Palermo. Sempre sulle pagine del Centro vediamo la Virtus, culla il sogno del ripescaggio in B, Pancaro più vicino, ci sono da valutare le posizioni di Brescia, Bari e Vicenza. Il tecnico rientra nel profilo di allenatore preferito dai Maio. Di taglio basso il Teramo, Sansovini è l'idea impossibile del Teramo, l'unico dubbio l'età, 36 anni, pressing su Croce e poi del Pescara piacciono i giovani Carcalis e Altobelli. Di taglio basso l'Aquila, nel mirino Morge e Titone, contatti con l'ex tecnico del Siena, più difficile la pista del bomber della Samb. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14. E invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.